Abolirlo, modificarlo, mantenerlo. Cosa sarà del reddito di cittadinanza dopo la vittoria del centrodestra? Le posizioni dei partiti sono diverse, ma Giuseppe Conte, il padre del sussidio, potrebbe dover dire addio alla misura. Eppure, durante la conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale, il leader del Movimento 5 Stelle, ora onorevole parlamentare, ha promesso battaglia. Chi tocca il reddito con noi troverà una barriera, un argine, per quanto ci riguarda, insuperabile. Lo dico subito, lo dico subito. Il Paese è in grande difficoltà. C'è un'emergenza economica e sociale pazzesca. Chi pensa di toccare il reddito dovrà fare i conti con noi. D'altra parte, Giorgia Meloni si è detta sin da subito contraria a questo sussidio economico mensile, non ritenendolo uno strumento utile e adeguato alla formazione e all'inserimento di migliaia di cittadini nel mercato del lavoro. Anche nel programma comune dell'Alleanza di Centrodestra si parla di sostituirlo con misure più efficaci. Io penso che lo dovrebbero abolire addirittura, perlomeno modificarlo, perché è una cosa vergognosa che noi tutti dobbiamo dare i soldi a quelli che non hanno voglia di lavorare. Quindi secondo lei qualcuno ci marcia? Ma di brutto, perché certi hanno preso i voti proprio grazie a questa cosa, perché sennò non avrebbero preso tutti questi voti. Io sinceramente, essendo romagnolo, vedo tutti i ragazzi di 30 anni come me che sono tutti a casa con il reddito di cittadinanza e poi cercano il lavoro nero. Quindi per me il reddito di cittadinanza, se fosse stato fatto come era stato concepito all'inizio, sarebbe stata una cosa che poteva aiutare veramente le persone. Per come è stato attuato, alla fine ha creato solo del disagio. Ristoratori e albergatori quest'anno non hanno trovato il personale perché comunque cercavano gente da tenere in regola, e quindi alla fine per me non ha senso di esistere. Secondo lei col nuovo governo verrà modificato, verrà abolito? Per me sinceramente non cambierà niente, come con tutti i governi alla fine andiamo a votare e sembra sempre che ci sia un'area di cambiamento, ma alla fine rimaniamo sempre fermi lì, siamo fermi a 20 anni fa a livello di legislazione e di riforme. Se serve alle persone che hanno veramente necessità è giusto, le persone che approfittano di questo non sono d'accordo. Secondo lei molta gente oggi ne approfitta? Sì, secondo me sì. No, vabbè, dicono che non c'è lavoro, ma secondo me c'è, perché c'è ricerca di personale e non si trova, e quindi su questa cosa ci si marcia un po' troppo, secondo me. Però chi riesce a approfittarne ne ha bisogno, è giusto che ci sia. Favorevole o contrario al reddito di cittadinanza? Favorevole, però li devono impiegare nei lavori utili per la città, non a stare a sedere sul divano e percepire un reddito di cittadinanza. Secondo lei un po' se ne approfitta oggi di questo reddito, si usa un po' a sproposito forse? Forse, c'è qualcuno che ci marcia secondo me. Quindi è da rivedere sicuramente? Sicuramente. Abitiamo in Germania in realtà, speriamo che possa aiutare le famiglie o le persone in difficoltà a migliorare le condizioni, ad inserirsi nel mondo del lavoro, sperando che magari potremmo tornare in Italia anche noi un giorno quando le condizioni sociali siano migliorate. Quindi secondo lei non deve essere abolito? Migliorato, perfezionato, controllato, non il solito stile all'italiana, lasciato alla mercé dei più furbi. Essere favorevole, è una misura presa, diciamo, per chi si trova più in difficoltà. È stata formulata forse in maniera giusta, però gestita male, nel senso che si è realizzata solamente la prima parte della legge. La seconda parte della legge, che era a cura degli enti locali e dei comuni, cioè di collocare e ricollocare queste persone che usufruivano del reddito di cittadinanza, è stata disattesa. Pensa che se ne sia approfittato? Ma io non credo affatto. Purtroppo ci sono stati dei casi, diciamo, limite, non c'è stato un controllo. E io dico che in Italia quando si chiede qualcosa ci sono sempre dei lunghi tempi di attesa, e in questo caso invece è stato forse dato prima quello che invece andava prima controllato, prima di venire dato. Secondo lei questo governo lo abolirà? Abolirlo mi sembra molto difficile, rivederlo senz'altro, perché ripeto, questi casi che sono venuti fuori sono molto clamorosi, ma noi ne conosciamo anche personalmente, pure alcuni, diciamo, non altrettanto clamorosi ma altrettanto evidenti.